che comunque rimane una Fiorentina fatta di rimedio, ecco, questo è importante. No, non c'è dubbio, questo è una Fiorentina. Non vorrei rimediata. Che qualcuno fosse, si fosse illuso, le cose, i risultati. No, no. Fiorentina rimediata. Erisson sta facendo un grandissimo lavoro perché con questa politica della Lesina ha messo insieme una squadra competitiva per certi sì, piacevole. Piacevole, ma è una squadra rattoppata, non bisogna mai dimenticarselo. Vediamo allora Graziano Miai con Roberto Onofre. Roberto Onorati, è un periodo, un momento in cui tutti parlano di te e tutti in termini lusinghieri. Sì, è un momento buono, io mi trovo abbastanza bene, comunque penso che andiamo bene tutti, ecco, non credo si parli di me solamente, si parla bene della Fiorentina. Io naturalmente mi trovo bene, sto bene fisicamente, e riusciamo a giocare bene, quindi va tutto per il meglio. Si parla di te nel senso che sembra, anzi è certo, che la Fiorentina finalmente abbia trovato un uomo, l'uomo giusto al centrocampo. Ma sì, forse per il gioco che ci sta facendo fare il mister, io mi trovo bene, comunque penso che tutti i giocatori al centrocampo siano messi nelle posizioni giuste e quindi siano tutti giocatori adatti per quel tipo di gioco, come Berti, Baggio, Di Chiara e Pellegrini che giocano al centrocampo con me. Si stanno dimostrando molto importanti per il gioco della Fiorentina. Calisti, Bosco e Di Chiara e Berti. Vediamolo insieme. Calisti, è stata una strana partita o uno strano arbitraggio? No, è stata una partita abbastanza difficile, insomma, contro un avversario molto forte, quale il Milan, che lo conosciamo tutti. Era sicuramente una partita molto difficile, siamo riusciti a fare un buon risultato, abbiamo preso un punto, potevamo prenderne due, comunque tutto sommato è un buon risultato. Ecco, ma siete soddisfatti allora del pareggio? Soddisfatti, magari potevamo prendere due punti, è andata così purtroppo, adesso è inutile recriminare se il rigore c'era o non c'era, purtroppo è finita così, non possiamo fare niente adesso. Leggendo i giornali negli ultimi giorni, anche nelle ultime settimane, si è letto dappertutto che con il nuovo presidente gli arbitri sarebbero stati forse un attimino più attenti. Ma diciamo che queste sono sempre voci che si sentono, insomma gli arbitri devono arbitrare le loro partite, sanno quello che fanno, adesso è inutile dire magari che il nostro presidente, con l'arrivo del nostro presidente magari gli arbitri sono favorevoli. Non favorevoli, attenti magari. Ma non c'entra niente, sicuramente arbitreranno come hanno sempre fatto, quindi non ci sono dubbi. Allora, torniamo al calcio, la situazione della Fiorentina in questo momento com'è? Niente, abbiamo preso questo punto, niente, è una situazione più o meno siamo sempre lì, quindi già da domenica sarà una partita difficile come tutte del resto, quindi dobbiamo lottare sino alla fine, purtroppo questo campionato è andato così per noi, però comunque sicuramente se continuiamo a giocare con questo carattere, con questa grinta come abbiamo fatto verso la fine, faremo dei grossi risultati. Più strana la partita o più strano l'arbitraggio? Ma non lo so, io penso più strano l'arbitraggio, perché la partita così, noi era una partita difficilissima per noi, venivamo da una settimana abbastanza travagliata, abbiamo cercato di buttare sul campo tutto quello che avevamo, purtroppo certe decisioni lasciano un po' perplessi. Ecco, scusa, io forse esagero, ma non viene da piangere quando poi succedono certe cose in campo dalla rabbia, dico? Ma sicuramente, io appena sono entrato nel spogliatoio così dalla rabbia ho dato un calcio all'armadietto, però così a caldo forse rimane, dopo ci ripensi e allora stemperi un po' la tensione, però sicuramente quest'arbitro, non dico ci aveva già danneggiato, però ci aveva arbitrato Ascoli e aveva dato due rigori contro la Fiorentina, oggi un altro rigore un po' dubbio, speriamo che non ci capiti più. Senti, i ragazzi del Milan, se tu hai potuto scambiare due parole con loro, cosa hanno detto su quell'episodio del rigore? Ma io ho parlato, però non ho parlato dell'episodio, ho inveito un po' contro l'arbitro subito dopo, per fortuna che così non mi ha visto, ho fatto finta di non sentire, perché sennò ci stava magari che mi buttasse fuori perché ero già stato ammonito.
così, è un momento così, bisogna prendere così anche gli arbitri e speriamo che passi. Ecco, la Fiorentina dopo questo punto, secondo te com'è messa, più che altro psicologicamente? Ma psicologicamente penso un po' meglio, perché abbiamo dimostrato che la Fiorentina non è una squadra da buttare via così come è stato detto. È un momento che ci dice male, adesso dobbiamo cercare di riuscire a superare il momento delicato fuori casa. Domenica ci attende una trasferta di Como, speriamo di portarvi un risultato utile da lì. Comunque penso che se lotteremo sempre come oggi non ci saranno problemi. Rigori a parte. Rigori a parte. Un tuo collega ha detto che certi arbitraggi alla fine fanno quasi venire voglia di piangere dalla rabbia. No, non si può pronunciare in questo modo. L'arbitro fa parte del gioco, può sbagliare, può arbitrare bene, fa parte del calcio. Ma tu ci sei arrabbiato in campo però? Ci si arrabbia, è logico che ci si arrabbi, comunque non ci può fare niente. Ecco. Evidente. Senti, comunque che partita è stata questa? Cerchiamo di analizzarla un attimino. Ma non è stata una bella partita, penso, cioè una partita molto importante, il Milan forse l'ho visto un tantino al di sotto e noi abbiamo disputato una partita eccezionale sul piano dell'agonismo, ecco. Eravamo riusciti meritatamente, direi, di andare in vantaggio e poi altrettanto immeritatamente però il Milan è riuscito a riagguantare il pareggio. Senti, l'unico striscione in curva Fiesole inneggiava a te, l'hai visto? Sì, è una cosa che mi ha fatto un enorme piacere, ecco, vuol dire che è apprezzato il lavoro che sto facendo e dunque è una cosa che mi rende orgoglioso. La Fiorentina in questo momento com'è messa? Esce abbastanza bene dopo la partita di oggi, direi. Bisogna continuare su questo passo e se noi continuiamo a giocare su questi livelli sicuramente nel giro di tutta la domenica riaccenderemo la passione nella gente di Firenze. Il quiz della giornata è, scherzando naturalmente, chi sia il bugiardo fra te e Massaro. Chi è il bugiardo? Massaro ha detto che non era rigore, tu? Cioè, Massaro ha detto che era rigore, pardon, tu? No, secondo me non c'era assolutamente, sono stato confortato anche dal fatto che mister Eriksson è stato portato a vedere la moviola. Anche mister Sacchi però. Ecco, mi pare che insomma anche dalla televisione penso che non ci siano grossissimi dubbi. Il fatto che io mi sono messo tra il pallone e Massaro e sia stato colpito dallo stesso Massaro mentre che non ha trovato di conseguenza più il pallone, penso che dare un rigore di quel genere sia abbastanza strano. Strano, sì, sicuramente. Poi questo è l'arbitro che vi ha dato due rigori ad Ascoli, così? Diciamo. Capita, no? Ma non so, quelle sono fatalità sicuramente. Diciamo che ad Ascoli potevano esserci anche gli estremi, qui sicuramente non c'era. Senti, negli spogliatoi qualche tuo compagno ha tirato calci ad armadietti, tu che hai fatto? Ma io niente, a quel punto mi ero talmente avvilito quando è successa una cosa del genere, perché ovviamente correre e cercare di vincere la partita stringendo i denti e correre per tutto il campo e poi vedersi raggiungere per un rigore che non c'era sicuramente può buttare giù moralmente, ma ovviamente sono soltanto momenti, sono soltanto attimi che passano man mano che passano i minuti, ecco. Tu hai fatto un altro bel gol, io credo che tu possa essere soddisfatto di questo periodo. Beh sì, il secondo gol consecutivo che mi viene, è stata un'azione anche tra l'altro molto bella e quindi penso sia un momento buono. Purtroppo è venuto in questo momento è venuta anche questa ammonizione, che tra l'altro non vorrei fare il contestatore assoluto, ma mi pare di aver dato la palla all'arbitro, per aver dato la palla all'arbitro sono stato ammonito quindi probabilmente dovrò saltare la partita di domenica, questo mi dispiace molto di più, ecco. Che Fiorentina abbiamo visto oggi? Oggi una buona Fiorentina, perché aver portato il pubblico inizialmente in silenzio ad urlare, ad incitarci, significa che abbiamo fatto una buona partita. Concludiamo questo giro di interviste con mister Eriksson. Allora, sorvoliamo la faccenda rigore, credo che non ne voglia parlare, così? No, inutile, abbiamo visto in televisione che non era, ma in campo è sempre difficile vedere. Perfetto, e perciò sull'arbitraggio le chiedo della partita della Fiorentina. Ma la Fiorentina ha giocato abbastanza bene, perché è importante sapere che contro il Milan che abbiamo giocato. Importante era oggi dimostrare che abbiamo grinta, che siamo una squadra, che possiamo fare la vita difficile anche per le grandi. Peccato che non è arrivata la vittoria, ma comunque
non era così amara come una settimana fa, dove, quando abbiamo giocato benissimo contro il Verona e abbiamo perso. Io le chiedo perché Pin dal primo minuto e perché Dichiara poi al posto di Pellegrini al posto di Rebonato. Pin dal primo minuto perché ha giocato domenica scorsa, ha giocato bene. Oggi con quattro centrocampisti volevo avere un non quattro corridori, volevo avere uno che fa gioco anche, ho scelto Battistini invece di Onorati oggi. Secondo tempo Pellegrini è entrato, ha fatto molto bene, ma lui è entrato perché Rebonato si è fatto male, aveva male in un ginocchio purtroppo. Ecco. No, volevo dire. Sì, no. Questo Milan era così difficile da contrarre oppure secondo lei i ragazzi ci sono riusciti abbastanza bene? Ma quest'anno abbiamo fatto due partite contro il Milan, abbiamo preso tre punti. Il Milan sicuramente ha più gioco di noi, ma l'importante è chiudere molto bene contro il Milan, se no loro cominciano a chiosare troppo. Poi si deve scegliere il momento di attaccare, perché è difficile attaccare contro il Milan, perché non danno spazio per niente. Abbiamo fatto questo bene, tatticamente oggi è stata una buona partita. Dobbiamo essere abbastanza contenti come la Fiorentina ha giocato contro il Milan, direi. E con un po' di fortuna è due punti oggi invece di uno. Ecco, come siamo messi per finire adesso con questo punto in più, la situazione all'interno della Fiorentina com'è ora? Ma direi che nonostante tutte le critiche era abbastanza buono settimana scorsa, sicuramente è molto meglio adesso perché in due partite, Verona-Milan, abbiamo dimostrato che la squadra sta giocando abbastanza bene e chiaramente questo fa fiducia nonostante le critiche che sono arrivate, ma come ho detto le critiche per me sono arrivate perché per il risultato che abbiamo fatto contro il Napoli in Coppa Italia. Dal portiere Lodovini della Sestese, che ha conquistato quindi record italiano di imbattibilità realizzate credo dal nostro Sandro Nelli, da Graziano Miai e con le riprese di Ettore Agus e Umberto Paris. Prego.